Carissimi fratelli e sorelle, oggi 28 ottobre ascoltiamo il Vangelo secondo Luca 9:7-8. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo, parola del Signore. Buon ascolto del commento di Don Luigi Maria Picoco. La coscienza di Erode è la chiara manifestazione di quali frutti produce il male. Infatti, se da una parte il male ci suggerisce modi attraverso il quale ottenere a tutti i costi ciò che vorremmo, in realtà la contropartita è non riuscire a capire più il vero senso della vita e degli avvenimenti. La predicazione di Gesù riapre in Erode la ferita per l'uccisione di Giovanni Battista avvenuta per suo comando. Erode è perseguitato dal male che ha fatto e più tenta di venirne fuori, più ne rimane prigioniero. Chi non si libera dal male non riesce più a vedere le cose nella loro verità, non riesce più a focalizzare qual è la via d'uscita. Non avverte più un senso vero al proprio esistere. Non si può pretendere di essere felici e vivere in combutta con le logiche del male. Questa è la vera cecità del peccato. Ognuno di noi, finché non confessa le proprie colpe, è nella condizione di Erode. Se Erode avesse confessato le proprie colpe e si fosse pentito, sarebbe diventato uno dei tanti santi su cui è fondata la Chiesa. A Dio non importa del nostro passato. Importa di cosa ne vogliamo fare del nostro presente. Se oggi tu decidi di cambiare vita, sei ancora in tempo per farti santo. Diversamente ti continuerai a rigirare nella tua palude come il tetrarca Erode.